Buongiorno ragazzi, mezzogiorno, vediamo Filip Stankovic. Io sono curioso di vedere Filip Stankovic a mezzogiorno, perché anche l'Inter lo tiene sott'occhio. Perché ti sto dicendo questo? Occhio a Sommer. Dov'è Sommer? Chi di voi ha visto Sommer? Sommer non c'è. Lo so che alla fine è molto probabile che arrivi all'Inter, però ti leggo una cosa che ho appena visto. Sommer, l'Inter sta perdendo la pazienza. Altre 48 ore poi clausola o cambio obiettivo, perché il Bayern non trova il portiere. A inizio luglio il pagamento offerto dall'Inter non andava bene. È una telenovela incredibile, ragazzi. È una telenovela incredibile. Ti avevano detto che arrivava Balogun, Jonathan David, arriva Scamacca, perché sembra che, da quello che ho letto, sembra che l'Inter ce lo abbia in pugno e che sia il prescelto. Io vi dico la verità, ragazzi. Su Scamarca c'è da dire una cosa. Scamarca arriva al posto di Lukaku, parliamoci chiaro. Non è il vice Correa potrebbe essere Sanchez, per assurdo. Scamarca, se lo paghi 20-25 milioni, è il vice Lukaku, di cosa ragioniamo? È quello il centravanti al posto di Lukaku. E per assurdo Scamarca nel gioco di Inzaghi è più idoneo a Lukaku. Ritornando al belga, ragazzi, vogliamo snocciolare due numeri del belga, ma non perché sta andando alla Juve a fare yoga con Allegri, perché alla Juve lui farà gli allenamenti di yoga. Vedrete quanto gioverà Lukaku alla Juve, se va alla Juve. Ultimi due anni di Lukaku ha fatto circa 26-27 gol, non è arrivato a 30 gol, ma ha battuto 8-9 rigori, quindi è un calciatore Lukaku che negli ultimi due anni ha fatto 20 gol su azioni. Quindi me lo spieghi il bomberone dell'anno scorso, l'Inter, dove ce l'ha avuto? Dove ce l'ha avuto il bomberone? L'ultimo anno di Serie A di Scamarca conta 16 gol. Di cosa vogliamo ragionare? Poi, Scamarca, allora, per il gioco che fa Inzaghi, l'attaccante dovrebbe essere agile, dovrebbe essere scattante, tipo Immobile, tipo Icardi, sono quelli gli attaccanti perfetti per Inzaghi. Ma Scamacchia è comunque un buon centravanti, nello stretto magari non è veloce come Dzeko, non ha quell'intelligenza tattica, ma è ottimo nel tiro a volo, è forte nel colpo di testa, tecnicamente è bravo, cioè le sponde le fa meglio di Lukaku, la palla la gestisce meglio di Lukaku. Quindi di cosa vogliamo ragionare? Ma con 20-25 milioni, parlo a chi si aspettava l'attaccante da 40 come Lukaku, ma cosa vuoi prendere? È comunque, ragazzi, un nazionale, è nel giro della nazionale italiana. E poi, ragazzi, con gli italiani lavora meglio l'allenatore, cioè, sì, capito? Con tutti questi italiani l'allenatore lavora meglio, si dimezzano i tempi di inserimento dei giocatori, parliamoci sinceramente. E poi, quante volte ci hanno rotto le scatole che l'Inter giocava con 11 stranieri? Guardiamo anche il lato positivo. Guarda, lo guardo io e sono spesso un rompicoglioni, lo so. Lato positivo, ragazzi, una bella ossatura di giocatori italiani. Quant'è che non si vedeva all'Inter? Ma quello ti voglio dire io. Con 20-25 milioni, ma chi tu volevi? Holland, fammi capire. Va bene, Scamacca. E quello c'è travanti che hanno scelto, a quanto si legge nelle ultime ore. Per Samardzic, un altro grande acquisto per me, fortissimo. Io sono stato uno dei primi a parlarne su YouTube. Giuseppe, però l'hanno preso con 5 milioni di obbligo, 5 milioni per il prestito, riscatto
a 15 nel 2024, ragazzi, ascoltate una cosa. Si sa tutti che il cinese si sta togliendo dai coglioni, lo sa, ormai lo hanno capito tutti, no? Che sta sistemando i conti per togliersi finalmente dalle scatole. Ma anche se riescono a fare una squadra con i punti fragola, ma a noi, ora, a parte, te lo dico, guarda, fuori dai denti, sapendo che con i cinesi non andavi da nessuna parte. Ma anche se fanno una squadra con i punti fragola, ma a noi, chi ce ne frega? L'importante è che riescono a fare una squadra competitiva. Poi, tanto si era capito tutti, non si poteva più andare avanti così con i pagherò, perché alla fine i pagherò ti sommergono. Quanto pare, Samardzic e Scamarca sono comunque degli ottimi giocatori. Ho sentito dire, arriva Scamarca, Lukaku di discount. Ma aspetterei a dire Scamarca, Lukaku di discount. Che poi io feci un paragone, Scamarca, Beto. Fondamentalmente sono giocatori alla pari. Se devi pagare 30 milioni Beto dall'Udinese, è giusto che prenda Scamarca a 20 più bonus e arrivi a 25 milioni. Questo è per come la vedo io. Quindi, io su Scamacca, ragazzi, vi dico la verità. Poi, siccome ne parlavo molto bene quando ero a Sassuolo, a me è un giocatore che non dispiace, sinceramente. Io non ho problemi a dirlo, perché dico sempre quello che penso. Se poi qui qualcuno si aspettava Mbappé, Haaland, non hai la possibilità economica per prendere quei giocatori. Ma ti dirò di più, concludendo il video. Se a me al posto di Correa, ascoltami bene, se al posto di Correa mi riportano Sanchez, io sono contento. Come una Pasqua, perché Sanchez è andato all'Olympique Marsiglia, ha fatto 18 gol e 4 e 7 assist. Di cosa vogliamo ragionare? È meglio Sanchez con una gamba sola, con 39 di febbre e il ballerino sano. Ciao, Inter.